Ciao a tutti ragazzi, ci siamo. L'ho testato, l'ho provato. Con la scusa ho rispolverato anche la mia gloriosa Fender Stratocaster. E oggi sono qua per dirvi la mia su Spark Go di Positive Grid. Allora, sigla! Ebbene ragazzi, ho avuto qualche giorno per testare per bene a fondo questo, non so se possiamo chiamarlo, mini amplificatore, micro amplificatore, mini multi effetto per chitarra e basso, e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito. Non mi aspettavo che da un aggeggino così piccolo potessero uscire cose tanto grandi. E mi riferisco ai suoni, alla qualità e alle infinite combinazioni che possiamo avere. Possiamo sbizzarrirci in tutti i modi. Tutti gli appassionati del mondo della chitarra, del basso e anche gli amanti degli effetti, sia diciamo su macchine, quindi pedaliere molto effetto, ma anche software, soprattutto della Positive Grid, perché poi è stato clonato tutto qui dentro. Basta collegare un device, un iPad, un iPhone o anche uno smartphone Android, un tablet Android, e ci troveremo nella interfaccia classica, seppur rivisitata al 2023, ci troveremo proprio in quelli che erano i cavalli di battaglia di Positive Grid. Ad esempio, non so, ricordo un BSFX, BS Amp. In passato ho avuto modo di testare e rimasi veramente, veramente sorpreso. Infatti li utilizzavo anche a casa con le cuffie per andare a studiare, imparare dei pezzi. Solo che cosa bisognava fare? Dovevo prendere un adattatore per entrare nell'iPad, poi le cuffie che andassero dall'iPad alle mie orecchie e andare a suonare. In questo caso ho tutto qua. E la cosa bella è che se io programmo i miei suoni, posso andare a impostare i preset, li vado ad impostare successivamente nei quattro preset che ho qua, posso lasciare il telefono a casa e suonare semplicemente con questo. Quindi, che ne so, avrò un pulito, un crancettino, un distorto, un suono un po' più particolare, e non avrò bisogno di portarmi dietro nulla. Ma fatta questa premessa, vi dico subito le sue dimensioni: 12 cm/45 x 8 cm/38 x 4 cm/32. Sì, peso totale 600 grammi. Vi ricordo che lui funziona a batteria, quindi ha già una batteria inclusa. La sua potenza, o meglio la potenza dichiarata, è di 5 watt. Andiamo a fare un rapido riepilogo di come è fatto. Abbiamo sulla parte anteriore questo grosso pomellone, altro non è che il volume della chitarra, un po' come se fosse il master del nostro amplificatore, dove all'interno abbiamo il jack per entrare con il nostro strumento. Poi abbiamo un altro mini jack, altro non è che l'uscita per le cuffie, perché noi possiamo anche dire: non voglio suonare con la sua microscopica cassa, metto un bel paio di cuffie e mi sembra di stare veramente a suonare su un palco in uno stadio. Poi abbiamo tasto più, tasto meno, abbiamo la scritta music. Qua andremo a regolare il volume della musica che noi stiamo mandando, perché possiamo anche utilizzarla con il nostro device, mandare una base o utilizzare la sua app, dove all'interno ci sono una miriade di cose, magari dopo ve le faccio vedere, e andare a regolare il volume in modo tale che saremo un pochettino più bilanciati, fare una sorta di mixaggio tra il volume dello strumento e il volume della base. Tasto color oro, Marshall style direi, per quanto riguarda il cambio dei preset. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4 mini LED che si andranno ad illuminare a secondo del preset che noi abbiamo impostato. Sulla parte destra abbiamo questa comoda maniglia, potremmo decidere, che ne so, di agganciarla alla tracolla della nostra chitarra e lui rimarrà attaccato, sospeso, quindi potremo utilizzarlo senza appoggiarla da nessuna parte o semplicemente per trasportarcelo dietro. E sotto abbiamo quattro microscopici piedini che, devo dire, lui rimane ben saldo. Parte posteriore, come avevamo visto all'inizio, abbiamo questa trama in gomma, mentre parte sinistra abbiamo il tasto di accensione, di pairing per quanto riguarda l'associazione dei nostri dispositivi, e l'ingresso Type-C per la ricarica. Altra chicca, possiamo andare a togliere la parte anteriore, quindi questa bellissima griglia con questa texture, questa trama molto bella con la scritta Positive Grid, dove
Poi al di sotto andremo a visualizzare quello che è proprio la microscopica cassa, quindi il wooferino con il subwoofer. Devo dire che lui utilizza, come viene chiamato anche sul sito, audio computazionale all'avanguardia. Infatti riesce a far fuoriuscire un audio, per quanto è piccola la cassa, in maniera molto ampia, molto precisa, molto corposa. E io ho notato molto spinta, scusate il gioco di parole su tutti questi molto, però spinta sulle medio frequenze, quindi veramente come gli amanti dei Marshall andranno benissimo. Poi gli amanti dei Fender invece storceranno un po' il muso, però vi ricordo che si può sempre modificare in app. E poi all'interno dello scatolino, che abbiamo avuto modo di vedere nella fase di unboxing, quindi non sto qua a ripetermi, abbiamo, oltre questa cinghia un po' più lunga in gomma, abbiamo anche, se riesco ad aprirlo, una griglia di ricambio di colore nero e questa volta di plastica senza essere ricoperta. Detto questo, mi viene d'obbligo farvelo ascoltare in queste brevi clip con quelli che sono i suoi suoni preimpostati. Dicevo ragazzi, la sua app veramente ben fatta, e se avete mai utilizzato appunto qualche software di Positive Grid, sicuramente riconoscerete le finezze e le finiture. Ecco qua come si presenta il nostro smartphone sulla parte diciamo in alto a sinistra, i quattro preset presenti anche sullo Spark Go. In questo caso abbiamo un preset 1 Rhythmic, Lead per quanto riguarda Channel 2, Solo Channel 3, quindi preset 3, e Custom per quanto riguarda il quarto preset. Quindi se volessi ad esempio andare a modificare, ci clicco due volte su, altro non è che una serie di effetti messi, quindi in prima dell'amplificatore, mettimi a fuoco il cellulare. Quindi in questo caso abbiamo un noise gate, quindi per andare a ridurre quelli che sono i rumori di fondo o tutta la sporcizia.
Di solito non lo utilizzavo mai, però in questo caso capisco bene che con tutto quello che carica questo software qualche rumorino di fondo potrebbe esserci. Poi abbiamo un compressore che in questo caso lo vedete più scuro, quindi vuol dire che è disinserito. Basterà andare a pigiarci sopra, cliccare il tastino. Sentite? Spettacolare. Un drive, in questo caso è un booster. Come suona veramente bene. Poi abbiamo il nostro amplificatore e nella parte post quindi abbiamo un equalizzatore, un delay, in questo caso disattivato, andiamo a riaccendere l'equalizzatore, un delay, sentite, vedete com'è bello se io vado ad aumentare i valori. Poi abbiamo sicuramente un riverbero, sentite? E la cosa bella è che facendo doppio clic, abbiamo tantissimi altri riverberi da poter utilizzare, in più dei riverberi anche signature. In questo caso cambierei con questo, quindi chiudiamo. Sentite come cambia? Ricordo che tutto questo esce fuori da questo scatolino, ragazzi. Comunque questo è un pochettino per andare a creare i nostri suoni. Poi abbiamo tutta una serie di sonorità già belle che pronte. Pop, blues, rock, insomma, chi più ne ha più ne metta, acustico. Ma vi dicevo, l'altra cosa bella è questa, dove abbiamo la possibilità di andare a suonare o ad imparare canzoni direttamente con il telefonino, direttamente appunto con lo Spark Go, la possibilità di andare a fare delle jam, scegliere chi vogliamo utilizzare per fare la nostra jam tra i vari artisti proposti. Veramente tanta roba. Poi abbiamo la possibilità di andarci a registrare utilizzando la sonorità, quindi suoniamo, ci registriamo, utilizziamo le sue sonorità. Ritorniamo sull'inquadratura principale, perché non mi voglio dilungare troppo su quello che è il software, perché è veramente un software infinito. Basta pensare che abbiamo 50.000 suoni diversi. Pensate un pochettino quanto e come possiamo creare il nostro suono preferito con questo aggeggino. Ci sarebbe da fare veramente una serie sull'app di Spark Go, quindi sull'app di Positive Grid. Magari, se vi può interessare, lasciatemelo nei commenti, che faremo proprio una serie dedicata a come utilizzare al meglio questa tipologia di app. Non so se avete visto la mia splendida Fender Stratocaster degli anni 90 customizzata. E detto questo, ragazzi, conviene, non conviene acquistarlo? Beh, questo sta a voi. Se la vostra esigenza è suonare a casa senza dare fastidio, o suonare anche in cuffia, perché in cuffia vi cambia totalmente il suono, perché è un reverbero che sentite da una cassettina così, una volta che l'avete in cuffia vi esploderà, quindi dovrete andare a calibrare nuovamente tutti i suoni. Però vi ci potete divertire sia con che senza cuffie. Il prezzo non è proprio contenutissimo, però stiamo parlando di un prodotto realizzato da un marchio, Positive Grid, che a mio avviso è il leader nel settore per gli effetti da studio. Poi da quando ha inventato questa serie, perché vi ricordo che lui è il fratellino minore. Poi abbiamo altri due tipi di Spark, se non erro il 40 watt, che è quello più grande, il 20 watt, e poi c'è lui che è quello da 5 watt, che funziona comunque principalmente a batteria, quindi questo ve lo mettete nella saccoccia e via, si suona. E detto questo, ragazzi, direi che anche per questa video recensione è tutto.
Io vi ricordo, se avete domande, dubbi, chiarimenti, scrivetemelo tranquillamente nei commenti. Io lascio nuovamente il link Amazon, se vi interessa potete andarlo ad acquistare. Attualmente è anche in sconto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno settimanalmente. Da Fabio Daltech 23 anche. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!